Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Gino Monaco, 58 anni, è la vittima del tragico incidente avvenuto in via Caporiacco, nei pressi dell'incrocio con via Nuova Olanda. L'uomo ha perso la vita dopo che la sua moto è andata a impattare contro un'auto con due persone a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto ha causato a Monaco la perdita del controllo della moto, che lo ha fatto finire contro un palo della linea elettrica, venendo poi sbalzato a terra per circa 15 metri. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, tra cui personale sanitario della SORES, vigili del fuoco e carabinieri, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma senza successo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente. La morte di Gino Monaco ha scosso la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del defunto in questo momento di dolore. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause che hanno portato a questo tragico epilogo e per accertare eventuali responsabilità legate all'incidente.